Oggi è il 9 ottobre 2020, 57 anni fa, alle 22:39. 260 milioni di metri cubi di roccia crollarono, franarono dal Monte Toc, i quali andarono nella vallata alzando 250 milioni di metri cubi d'acqua e distruggendo la vita a 2000 persone, quasi tutti di Longarone. Casso, a Erto no, perché ci fu uno spuntone che fermò l'acqua, incredibilmente. La gente il giorno dopo era distrutta, devastata, tutti i giornalisti andarono, compreso Giorgio Bocca, che era forse il giornalista principe in quel momento, però nessuno ebbe il coraggio di scrivere la parola vera su quel disastro. Ci pensò una bellunese, per l'appunto, Tina Merlin, che definì questa strage Olocausto. Olocausto, che era, non era poi da tanto tempo finita la guerra, quindi era ancora molto in voga questa parola. Però un olocausto voluto dal potere, dalla Sade, che poi nel 62 si trasformò in Enel. Cosa successe nel 29? Perché la storia comincia nel 29. Dal Piaz, che è un po' il padre di questa sciagura e semenza, andarono a visionare la montagna. Fecero delle foto, videro che tutto sommato poteva andar bene, però decisero di non fare niente per il momento. Passarono gli anni. Arrivava il 40, il 43, e dopo l'8 settembre 43 non c'era più nessuno in Parlamento, però la Sade con i suoi agganci riuscì a farsi ottenere l'approvazione del progetto, che chiamarono Grande Vajont, però il numero legale non c'era, non importa. Fu approvata con la frode. Poi, negli anni successivi, venne ripreso dal Parlamento e approvato definitivamente. La vera storia comincia nel 1956, quando la Sade entrò definitivamente nelle vite degli Ertocassani. Cominciò a costruire quella che, col senno del poi, sarebbe stata la sciagura per tutti, per il bene di pochissimi. Gli Ertocassani costruirono la diga, il lavoro, erano contenti tutto sommato di averla costruita questa diga. Molti se ne andarono, lasciarono per sempre i loro paesini per andare a cercare una vita migliore. Questo fa il potere in tutte le sue forme: caccia i cittadini dal loro paese con il beneplacito degli amministratori locali. Non ci sono molte differenze tra il 1963 e il 2020. Nel 60, perché le tragedie non vengono mai sole, ci fu anche la frana di Ortisei, una frana non molto distante da quella del Toc, 3 anni prima, quando 40 milioni, una frana nana, è una montagna nana, però 40 milioni di metri cubi di roccia
caddero dalla montagna e fecero annegare il.